Signore e signori, buonasera e benvenuti dal Circolo The Fox, dove questa sera si gioca la Cosmos 1280 e per la categoria over 40 sta per andare in scena Borussia Dortmund contro Sampdoria. Pronti per l'inizio, sarà il Borussia ad inaugurare la partita toccando il primo pallone del match. E allora Borussia Dortmund, Sampdoria appena cominciata. Corsini, pallone per Stefano Russo, spalle alla porta, resiste alla carica da parte di Giunti, poi riesce a girarsi il numero 9 che gioca internamente, pallone per Rotondo, ancora in verticale, buona la costruzione della Samp per Rubeis, col mancino è riuscito a girare, parata a mano aperta di Mendoza, prima occasione Samp al quinto minuto. Sandro Giunti riceve sulla sinistra, pallone verso Benaros, vicino Russo, prova a tornare da Giunti che si era centrato, ha capito tutto Marco Russo. Allora attenzione a Rotondo per la ripartenza della Samp, pallone per Stefano Russo, c'è dentro l'area Rubeis sul secondo palo, inserimento di Rotondo che la gira verso la porta e la sblocca così la Sampdoria al decimo minuto, il gol di Rotondo. Montani vede il taglio di Corsini che prova a chiudere l'azione di prima intenzione, gran parata di Mendoza a salvare il risultato. Calcio di punizione per la Samp, va Rotondo che impegna un'altra volta Mendoza, molto bravo a parare all'angolino, poi conclusione di Ciucciarelli che termina alta. Salvioni, pallone su Benaros che torna ancora da Salvioni, poi buona linea di passaggio a trovare Giunti, ancora Benaros in zona, buono il movimento di Benaros sulla linea di fondo che poi la mette in mezzo per Aggi, 1-1 Borussia al quindicesimo. Buon lavoro di Aggi che riesce a liberarsi della pressione, poi il pallone sulla sinistra dove è sempre pronto ad accompagnare Giunti, attenzione alla deviazione con la testa che stava per battere Bonifazi, ha rischiato tanto qui la Samp, sarà corner per il Borussia. Attenzione a Rubeis che ha molto spazio per guidare la ripartenza della Samp, avanza Rubeis che prova a piazzare impreciso, questa volta Mendoza, è il tap-in di Ciucciarelli che vale il gol del 2-1. Calcio di punizione dal cerchio di centrocampo per il Borussia, attenzione al pallone che diventa buono per D'Angeli, è riuscito a girarla cogliendo di sorpresa Bonifazi, è riuscito a distendersi l'estremo difensore della Samp mandando in corner, contropiede Samp, la conclusione con il destro ed è il gran gol realizzato da Iuorio che prende palla davanti alla propria area di rigore, fa tutto il campo e poi riesce a battere Mendoza sul palo di sinistra, 3-1 Samp. Stefano Russo, buon lavoro, spalle alla porta, premia l'avanzata di Corsini che mette dentro servendo l'inserimento di Rubeis, non è riuscito il numero 20 però a girare verso la porta. Giunti, portapalla indisturbato, poi cede internamente a Clemente Malatesta che sulla pressione di Rotondo perde palla, attenzione a Rubeis, vede lì davanti Russo il triangolo che si chiude, Rubeis a tu per tu, questa volta la mette dentro, il 4-1 della Samp allo scadere con Claudio Rubeis. Arrivati ora i due fischi da parte dell'arbitro, il primo tempo di Sampdoria Borussia Dortmund si è appena concluso e si è concluso sul risultato di 4-1 per i blucerchiati. Tutto pronto per la ripresa, ricordiamo che si ricomincia dal punteggio di 4-1 per la Samp. Malatesta prova a far filtrare il pallone in verticale, è arrivata la chiusura di Ciucciarelli, continua la manovra offensiva del Borussia con Malatesta, buono il triangolo con Giunti, attenzione ad Angeli che riceve nella tre quarti,
poi prova ad andare alla conclusione. Murato, possesso ancora vivo con Benaros, para, tiro Murato, prova ad insistere la Sampdoria, nuovo pallone per Rubeis, arriva l'inserimento di Iuorio che la gira con l'esterno verso il secondo palo e per poco non trova un altro gol meraviglioso. Calcio di punizione dalla tre quarti in favore della Samp, posizione centrale. Sul pallone ci sono Ciucciarelli e Stefano Russo, sarà il numero 9 a calciare. Prova con il destro, deviazione. E calcio d'angolo, il pallone è passato vicinissimo al palo sinistro. Corsini porta la palla per qualche metro, poi cede internamente a Ciucciarelli che vede il movimento di Stefano Russo che la mette dentro al volo in equilibrio precario. Gran gol di Stefano Russo e 5-1 Samp. Agi, tocco per Malatesta, anticipato in maniera del tutto regolare secondo l'arbitro da Corsini. Allora attenzione a Ciucciarelli, prova a puntare Salvioni, se la porta sul mancino, poi fa partire la conclusione e la mette dentro. 6-1 Samp al 34esimo. Musetti con le mani, controllo di D'Angeli che poi però lascia lì il pallone. Agi entra duro per andarselo a riprendere, scarica il mancino e Bonifazi è bravo a mettere il pallone in calcio d'angolo con la mano destra. Calcio di punizione molto invitante concesso in favore del Borussia proprio qualche centimetro prima della linea del limite dell'area. Pronto Malatesta a battere con il destro, Bonifazi è bravo a respingere. Punizione Borussia, Malatesta batte corto verso Salvioni, buon pallone messo dentro, attenzione a D'Angeli che si gira, fa partire la conclusione che termina fuori in seguito ad aver subito una deviazione. Calcio d'angolo Borussia. Iuorio riesce a passare su Giunti, poi il suggerimento verso Rubeis che prende il tempo per concludere e la manda fuori però sulla sinistra vicino al gol del 7-1 la Samp. Giunti ha provato il cambio di gioco, attenzione che ha perso palla malamente il Borussia in impostazione. Rubeis con freddezza trova il gol del 7-1. Stefano Russo, buono il pallone per Marco Russo che la gira sulla destra, Iuorio con la conclusione e la mette dentro. Iuorio, gol dell'8-1 al 49esimo. E finisce qui, sono arrivati appena adesso i tre fischi da parte del direttore di gara. La Sampdoria passa sul Borussia Dortmund con il risultato finale di 8-1. Siamo qui con Stefano Russo, fra i protagonisti della partita appena disputata. Oggi è arrivato il gol, sono arrivati i tre punti. Dunque, la prima cosa che ti voglio chiedere è un commento a caldo sul match. Allora, il match è stato particolarmente difficile, anche se dal risultato non sembrerebbe. Disputato un'ottima gara contro un'ottima squadra. Però diciamo che dopo un chiarimento con la nostra squadra tra di noi, abbiamo rimesso un attimo, abbiamo reso un possesso insomma del gioco di squadra. E allora questi tre punti vi consentono di riacciuffare l'Utor al secondo posto, davanti a voi solo il Barcellona, questo dice la classifica. Purtroppo sì, anche se non ci sentiamo inferiori neanche al Barcellona, abbiamo avuto delle perdite durante la stagione e mi sento di dire tranquillamente che questo torneo lo vinciamo noi se siamo al completo. Siamo una grande squadra, un grande gruppo e abbiamo rimesso insomma le cose a posto. E allora va bene così con Stefano Russo che mi ha anche anticipato sull'ultima domanda. Un saluto ed un ringraziamento dal The Fox. È tutto.